Abbiamo fatto È tardi. colpa mia se abbiamo Comunque, vedi fatto che la tardi. colpa è tua. Se abbiamo fatto tardi, la colpa è La mia. colpa è tua. La colpa è mia. Sì, la La colpa colpa è è tua se mia. abbiamo fatto Se abbiamo tardi. fatto tardi, la colpa è mia. Buonasera, amici di Viaggiando in Camper, amici, buonasera. Amici, lo posso dire Amici, solo io, so, può dire ricordatelo solo tu. sempre. Allora, aspettiamo che qualcuno si collega, che man mano arrivano i nostri amici. Abbiamo fatto qualche minutino di Per colpa ritardo, tua è per ritardo, colpa perché mia. dovevi fare la pipì, non te la Però potevi ora non è che la tenere. dobbiamo dire a tutti No, lo quanti, devono scusa. sapere tutti, lo devono Allora, c'è qualcuno sapere. già collegato? Buonasera. È Lia, se non Lia, sbaglio. C'è buonasera. Lia C'è Lia Campanè. Campanella che fa campanella. La colpa Allora, è tua la che colpa è dovevi mia fare di la qua. pipì. Va bene, questo lo siamo. Allora, ragazzi, buonasera. Buonasera, amici di Viaggiando in Camper. Ben arrivati, ben arrivati su Arrivati tutti Facebook quanti. e su Instagram. Siamo un po' casalinghi. Sono un po' In questi spettinata. giorni siamo un po' casalinghi perché il nostro camperino Ciao è Lia! il nostro camperino è dal dottore perché sta facendo un po'. Ciao Daniela. Ciao Dani! Dani, poi ci devi raccontare una sera il tuo viaggio, il Eh vostro sì, perché è viaggio. importante raccontarlo. Poi magari andiamo a fare un'intervista. Potrebbe No, essere ma lei ci carino. deve fare il dolcino. Il dolcino e Alla facciamo salute alla di salute di tutti. tutti. Quindi dicevamo che il nostro camperino per ora è dal dottore perché grazie a Carbest, Ciao Alex! Reimo e Italia Accessori Camping stanno montando il kit solare nuovo, un pannello black da 140 watt con tutti gli accessori, batteria AGM, i vari relay, tutto il kit completo da testare tra l'altro con nuovi impianti targati 2020 che arriveranno tra qualche giorno, quindi faremo anche un mini test di tutto questo impianto che già è testato, funziona benissimo, già chi l'ha montato lo sa che i pannelli black riescono a caricare anche quando c'è poco sole o Un perlomeno po' il sole è un nuvolo. po' offuscato e anche col sole invernale riescono a caricare bene. Ciao Daniele, quindi siamo in attesa che ci consegnino il camper, oggi ho sentito Luca. Ciao E Daniele. i lavori stanno andando avanti. Domani andremo dal dottor Campo a fare un po' di riprese per vedere a che punto sono i lavori. Tra l'altro, stiamo facendo anche altri piccoli lavoretti Ciao che Anna. ci servivano per sistemare prima della partenza, che ormai è molto prossima. Immi. Imminente. Ciao a tutti, ciao Walter, Ho qui. visto che c'era Annuzza, Ciao Anna Anna, di Cosmetic Camper. camper. Allora, l'altra volta Anna mi chiedeva, ma sai qualcosa di un cammino che in Sicilia? Sì, sapevo qualcosa, avevamo accennato che c'era appunto questo cammino, che è una sorta di cammino de Compostela, che si chiama la Magna Via Francigena. È un cammino di 160 km, ovviamente parliamo della Sicilia, che Cammino attraversa siciliano. Agrigento, Caltanissetta e Palermo. Oggi ho postato, stasera ho postato un video molto carino di tre ragazzi che raccontano appunto questo cammino. E se vi fa piacere vederlo, magari poi, se volete, possiamo prendere altre informazioni, altre notizie da dare a chi può essere interessato a fare questo cammino. Questa bella passeggiata. Vabbè, un È bravi una cosa camminatori, particolare, perché molto voglio dire, ce ne particolare. sono tanti turisti che amano il trekking, Ciao le Popoi! lunghe passeggiate, per cui cioè in Sicilia si attraversano borghi antichi, centri rurali, per cui potrebbe essere anche un'alternativa alla classica vacanza. Spesso la Sì. Sicilia è famosa per il mare. Ma vi posso assicurare che la Sicilia offre tanto altro da vedere oltre al mare, per esempio una passeggiata, se così la possiamo chiamare, questo 160 km è cammino una bella in passeggiata. la Magna Via Francigena o anche un'escursione all'Etna. Vi proporremo fra non molto qualche idea per una bella escursione sull'Etna. Pian piano magari toccheremo un po' tanti possibili itinerari. Allora, Ciao tornando, papai, ciao ciao Popò, ciao Fausto, Fausto, chi è Eugenia, Eugenia? ma Ma non lo chi è so, io non Eugenia? la conosco Ciao Eugenia. Walter! Allora, volevo dire che riallacciandomi al discorso di dottor Camper che sta facendo questi lavori nel nostro camper grazie a Carbest, Remo e Italia Accessori Camping, volevo anche dirvi che dottor Camper fa parte della rete di centri assistenza convenzionati con noi distribuiti un po' in tutta Italia. Ovviamente a Catania abbiamo dottor Camper e avrete
se vi presentate col nostro adesivo, col nostro sticker, col nostro bigliettino, il 10% di sconto su tutto quello che dovete fare. Così come se andate a Trapani, che c'è, dove c'è Camping e Tour di Sebi Cassisa, così come se andate a San Giovanni la Punta, sempre a Catania, da Enzo Cacciatore, da Camper Service, così come se andate a Messina, dove c'è G-Service, stessa cosa, avrete il 10% di sconto su tutti i servizi, e così come se andate a Roma da FMA di Marco Floris, convenzionato con noi, avrete 10%, Randazzo, 20%, prima ancora c'è Randazzi, Fratelli Grasso, stessa cosa, 10% di sconto su tutti i servizi, considerate che loro fanno anche noleggio gambe, così come Gambe Service, quindi lo sconto del 10% anche sul noleggio gambe. E poi volevo dirvi che l'officina di Alex Camper ad Avigliana di Torino da oggi è efficiente, è operativa, ha cominciato a lavorare. Il 25 appunto noi saremo lì ad Avigliana nell'officina di Alex Camper per fare l'inaugurazione ufficiale. Dopodiché tutto il gruppo di La Mia Vacanza è Differente, capitanata da Cristiano Fabris il Bubris, ci sposteremo alla fiera di Carrara, alla fiera del tempo libero. Eccolo, noi siamo con le galline, oggi siamo completi. Cara Simona, partecipa ai borghi, sì, Giulia. Ce ne sono tanti, Giulia, è vero, ce ne sono tanti, noi ne abbiamo visitati solamente alcuni, ne abbiamo tanti altri da vedere, e ce ne sono tanti in Sicilia, posti da vedere bellissimi. E piano piano cercheremo di fare le, non lo so oggi cosa sta succedendo, cercheremo di vedere anche altro. Nel frattempo mi arrivano messaggi qua di Daniele, non lo so. Daniele, non posso leggere Daniele per ora quello che mi hai scritto, quindi lo vedremo più avanti. Poi che altro dovevamo dire? Saremo a Ferrara, a Carrara, dopo l'inaugurazione dell'officina di Alex Camper. E poi cos'altro? Tu anziché giocare con la gatta, perché non parli, quando devi parlare non parli, allora... Sei in difficoltà? Sono in difficoltà, perché non so, perché ho paura di prendere un discorso, perché poi tu mi interrompi sicuramente. Appena inizio a parlare, dai! Allora, volevo rispondere intanto a Daniela, sì, che ci aspetta a casa per raccontare la sua splendida vacanza invernale. Ciao Robertino, facciamo un'intervista allora a quel punto. Facciamo una bella intervista, perché loro fanno sempre dei viaggi molto interessanti. All'estero, soprattutto all'estero. E non solo, loro sì, amano nel periodo invernale il Trentino, la Val d'Aosta. Quest'anno si sono spostati anche all'estero, ma non solo, per il periodo invernale. Quindi è una bella intervista che dobbiamo fare, perché Daniela e Salvo sono dei grandi viaggiatori. Sì. Se è una cosa importante, poi leggi e valuti. Scusa te. Va bene, Daniele. Valutiamo basta. Dopo, appena finiamo la diretta, vado a leggere. Ci sentiamo. Quindi, tra l'altro, posso anticiparvi che al 99%, a parte le galline, domenica pomeriggio faremo una intervista fantastica. Issima. Ad una cosa che siciliana, prettamente siciliana, che non è cannolo, che ormai si sta quasi perdendo. Vi dico solo che sono rimaste solo due famiglie in Sicilia a fare questa cosa, quindi domenica pomeriggio una bellissima diretta intorno alle 17 vi faremo sapere, per parlare di questa cosa che ormai, diciamo, sono solo due famiglie in Sicilia a portarla avanti. Le principali sono solamente due, quindi Catania e Palermo. Rimanete collegati, ovviamente noi andremo a Catania e vi faremo. Dice stay tuned. Va bene, c'è anche Meluzza. Buonasera Meluzza. Ciao Meli. Allora, per chi può, sabato a Marsala ci sarà, sì, la presentazione dell'ultimo libro di Tito. Il mondo di Tito. L'abbiamo già postato.
Certo, Cettina e Pietro e Giango e Titò sono già partiti. No, partiranno domani domani mattina partono con la per cabina Marsala. per andare a Marsala a Marsala, sì. presentare appunto questo nuovo libro, questa nuova fatica editoriale, si Quindi chi è in quelle zone può andarla a vedere perché sicuramente è dice. una cosa Molto molto bello. bella, nata per i bambini, ma Che sicuramente fa per i, bene. fa bene, fa molto bene ai più grandi, Esatto, sicuramente. esatto. La mia gatta non vuole Poi, giocare. cos'altro abbiamo da dire? Abbiamo parlato del cammino, abbiamo parlato che il nostro camperino è bloccato dal dottore per fare questa, non messa a punto, Piace. questo reintegro Reintegro, sì. Sì, la messa a del, punto stiamo facendo pure, perché poi certo, andare al un meccanico a fare un reintegro po'. per quanto Dobbiamo riguarda partire. Siamo come si chiama? La nostra autonomia autonomia energetica, energetica senza essere energetica. collegati Perché alla non basta corrente solo elettrica. bere un po' di No, vino? è un po' ora me lo bevo. Ovviamente siamo sempre alla ricerca di uno sponsor per sostituire le nostre ruote, perché anche quelle devono essere sostituite prima di Per viaggiare in affrontare un lungo sicurezza. viaggio, perché quelle sono fondamentali. Visto che la signora non vuole viaggiare in nave, ah, un po'. Eccola Ciao Cettina, ben arrivata. Cettinina! Avete lavato Giango? Perché Giango dovete sapere Che che prima prima di ogni manifestazione. manifestazione e presentazione, Ciao Massimo. eccetera, ciao Massimo, va dal toelettatore perché così è tutto morbido e profumoso. Dove eravamo rimasti? Dove eravamo rimasti, Eravamo Cettina? rimasti che Che Cettina, il domani, mondo che di Tito, sabato sabato. sarà a Marsala per la presentazione del sesto È libro. sesto? Sesto, sesto, Sesto? È sesto, correggimi sesto? Cecchino se È sbaglio. Sesto sesto o libro, quinto? Il mondo di Sesto? Tito, con cui ormai siamo quasi Ma sempre lo diciamo insieme. come finisce? Io l'ho letto. Allora, Cioè, no, non lo puoi dire. c'è questa Allora. bambina che si chiama Tito e che a un certo punto del libro A un certo punto del libro, punto, si perché se lei va, sposa. si sposa, Sposa deve Lidia, sposare, è infatti hashtag. già arrivato l'asta che sposa Lidia. No, non lo dico cosa succede nel libro, no? Anche perché oggi le ho Voglio, non detto posso andiamo rischiare al la comune a vita. fare il cambio di residenza, ma lei non è voluto uscire, Ma quindi noi dobbiamo fare la promessa di matrimonio, non il cambio di residenza. sa le promesse, io sono un ex aviatore, non sono Ma non marinaio, sei quindi marinaio, non sono i marinaio, marinai quindi fanno le va bene, quindi promesse ci che sarà poi anche questa. Quindi i disattengono, prossimi disattendono appuntamenti è loro. stato È stato giorno bello 7. sette, fa, a parte un po' di freddo, ma siamo stati benissimo dal dottor Campbell. C'è stata una bella partecipazione, abbiamo distribuito i vari premi. Tranquilli che quelli che hanno partecipato al challenge di Viaggiando in Camper, addobbo il tuo Natale fai la foto, Addobbo praticamente il tuo tutti, camper, il noi tuo il tuo Natale. camper, tutti praticamente hanno avuto un premio, vi saranno recapitati, Consegnati. ci stiamo muovendo perché c'è chi è a Cuneo, chi è a Trapani, chi è, comunque ci stiamo Fatto il muovendo militare a Cuneo. per distribuire, ah Quinto, qui il qui, sesto, hai visto che era il sarà quinto? mega fumetto del viaggio, scusa, allora quindi Hai visto? ho sbagliato, perdonami, Questa è perdonami. la cucciolina Ninina. No, 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 no. Lasciala stare. Quindi il quinto libro sarà. Ok. Allora, il libro inizia quando a un certo punto Tito, la bambina, va. Parliamo di Non mi cose nostre, non blocchi più? parliamo di Tito. Parliamo di Tito, l'abbiamo detto che il quinto libro Non lo posso domani, raccontare. sabato, ci Va sarà la bene. presentazione a Marsala, quindi. Annagati, Cettina. Perché Anna non vuole sapere come finisce il E libro certo, ci perché deve mancherebbe. leggere gli altri. Perfetto. Quindi, oltre a questo, cos'altro dobbiamo dire? Niente, non c'era nient'altro di Niente. importante da No. dire Oggi per il proprio non abbiamo nulla momento. da dire. Abbiamo fatto tante altre cose oggi e quando noi non siamo in giro col camper non abbiamo tanti nuovi argomenti. Abbiamo visto oggi però tutti i filmati di Cristiano quando è stato in Sì, Sicilia, quando è stato qui con noi in quando è stato Sicilia. al camping Caratois, quando è stato al mare a fare i bagni, eccetera, È eccetera. stato a San Vito Lo Capo, all'Oasi San Marco, al Camping Caratois, Ciao ha Patrizia! rimesso un po', ciao Patrizia, ha rimesso un pochettino di filmati, e quindi, che ovviamente abbiamo condiviso perché eravamo insieme a lui con grande piacere, e quindi ha Ma fatto un noi il bagno non piccolo, l'abbiamo no, fatto. noi assolutamente no, loro Io ad l'hanno, lui e agosto. Paolo hanno fatto il Io ad bagno, agosto quando c'è caldo sia a San caldo. Vito Lo Capo che a Calatabiano, e anche a Caratois a Portopalo di Capoparsero, quindi comunque va bene. Noi a questo punto siamo in attesa di che finiscano i lavori nel nostro camperino, dopodiché penso intorno al giorno 20 partiremo di nuovo. Prima tappa sarà ovviamente
durante il viaggio ci fermeremo a Padula dal nostro amico Francesco dell'agricampeggio Tre Santi. Ci fermeremo lì, faremo cena tranquillamente, dormiremo lì tranquillamente e poi, ma vuoi, sei in diretta, non puoi giocare con la gatta mentre sei in La volevo diretta. fare vedere agli Già l'hai fatta vedere. amici. Quindi finiamo questa diretta per favore, poi giochi con la Va gatta. bene. Ok, quindi di quello che devi dire. Oggi non mi stai interrompendo mai, come mai? Vabbè, però tu non puoi lamentare. Se ti interrompo e ti lamenti, se non ti interrompo e ti Vabbè, ma lamenti. fai, cerca Ma di avere una cioè, via di mezzo per poter. non può essere. Cioè, non ti puoi lamentare sempre e comunque. Cioè, ora sì, San Oh, Marco. caro Sergio, buonasera. Buonasera. Allora, Sergio, è già c'era Jenny che prima Chi si era, è poi Jenny? Jenny, non lo so, È non lo Eugenia, so. Poi Eugenia. Sergio, fammi sapere per quella cosa com'è finita, così ci organizziamo. Allora, noi, ripeto, siamo in attesa, ma nel frattempo cercheremo di fare qualcosina qui nel Catanese in giro. Allora, domenica già l'hai Ho accennato, accennato andremo a che fare un'intervista l'intervista molto molto speciale, molto particolare. particolare a cui teniamo tanto, È infatti da vi un po' abbiamo che un ci po' andiamo dietro, eh inseguito, sì, solo finalmente che quando forse c'era lui non c'eravamo c'eravamo noi, noi, quando quindi. c'eravamo noi lui aveva delle tournée fuori Catania, per cui vabbè, speriamo domenica di realizzare questo servizio che noi ci piace tanto, Sì, ci anche perché parla piace di una cosa tanto prettamente e ci piace siciliana e tanto. noi promuovendo la Sicilia, tra l'altro Poi magari chi lo sa, quando viene qualche amico qua possiamo potrebbe proporre essere di andarlo a uno. Tra l'altro, visitare. quando noi saremo a Carrara, per come ci spiegava Cristiano, avremo l'agorà dove ognuno di noi poi parlerà ovviamente di quello di cui si interessa. In questo caso noi ci occupiamo soprattutto di. Ciao Grazia, Ciao, ci Grazia. occupiamo di Sicilia, quindi noi parleremo di Sicilia, i posti da visitare, i campeggi dove andare, Anastasia, Anastasia, grazie Anastasia Puglia. Chi è Grazia la Anastasia? moglie di Ricco. Ah, vero, la dottoressa La Donata Bresè, dottoressa. quindi lì parleremo della nostra Sicilia, dei posti da visitare, i campeggi dove andare, le aree di sosta. E quali musei, quali ristoranti dove andare a mangiare Qualche pesce, consiglio qualche in consiglio. genere, varie ed eventuali se ti serve. Sapete come sempre che noi i consigli che vi diamo dei posti, che siano campeggi, che siano aree di sosta, che siano ristoranti, musei o paesini da visitare, li diamo solo dopo che ci siamo andati noi. Quindi questo è quello che facciamo da quando abbiamo iniziato, partendo dal camper. Cerchiamo di fare il nostro, abbiamo preso quella linea e continuiamo sempre su questa linea qua, partendo dal territorio Sicilia. Quello è il nostro scopo principale, promuovendo la Sicilia. E io Quindi. aggiungerei anche che il discorso, sì, tutto quello che ha a che fare con la Sicilia, delle nostre esperienze col nostro camper e delle nostre esperienze personali e giudizi sempre partendo da una coppia di cinquantenni, belli, simpatici, intelligenti. No, ah no, volevo dire le esperienze che abbiamo Simpatici fatto con. forse lo puoi lasciare, ma tutto il resto non lo credo. Esperienze che abbiamo fatto noi, Sì. per cui noi non abbiamo bambini, quindi magari prediligiamo Abbiamo già un belli cresciutelli, campeggio, cioè diciamo. non ce li abbiamo piccoli, Sì. ecco, prediligiamo magari un campeggio e non necessariamente deve avere un parco Ciao Concetta. giochi, eccetera. Vabbè, noi Quindi, specifichiamo se è un campeggio ovviamente. tranquillo, se è un campeggio dove c'è molta animazione, se è spartano, se è bello spartano, se è di lusso. Certo. Quindi noi lo specifichiamo. Poi è chiaro che ognuno di noi ha le sue Per preferenze. Ciao carità, è Salvo. giustissimo. Quindi sempre tutto da considerare come Ciao Stefano. nostra Sì, esperienza, come quindi nostra nostro esperienza. giudizio non è ovviamente un giudizio 100% No, valido per assolutamente. tutti. Noi infatti accompagniamo È tutto molto soggettivo, quello che ecco. diciamo con le immagini, con le fotografie, poi ognuno di voi può giudicare e può avere le proprie preferenze, È per vero carità. che c'è comunque una base di Sì. giudizio che è legata, per esempio, che so, alla pulizia dei bagni piuttosto che al L'accoglienza. tipo di piazzola che può essere più o Sì. meno grande, cioè comunque dei parametri di accoglienza legati alla pulizia, alla gentilezza, quelli ovviamente ci sono, poi quello
quelli credo che vadano bene per tutti, cioè se un bagno è pulito per tutti. Infatti. Quindi, l'accoglienza, ciao, Concetta. L'accoglienza è una cosa a cui teniamo molto, perché penso che anche un posto, un campeggio, un'area di sosta molto semplice, che non è deluxe, che non è di elite, ma se si è accolti bene e se ti fa pulire, ti fanno sentire bene a casa, anche se non è un posto eccezionale, comunque sicuramente un posto piacevole, è dove rimanere, è col cuore, come dove rimanere e dove andare tranquillamente, a differenza di posti bellissimi dove ci è capitato di trovarli, posti molto belli, molto grandi, dove l'accoglienza praticamente è quasi zero. E gli abbiamo detto? Arrivederci, ciao, grazie. Ciao Fulvio! Allora Fulvio! Neko, il tuo... lui cosa ha vinto? Allora, il tuo weekend da gratuito da trascorrere in Sicilia, abbiamo il bigliettino noi, la tazza è qua. Quindi spero che tu ci sia a Carrara, in maniera tale che noi possiamo darti tutto lì. Ma ti volevo dire che il buon Sergio di Osi San Marco aveva messo una scadenza nel buono del weekend da passare da lui gratuitamente, credo fino a fine maggio. Ho parlato già con lui trattandosi di un forestiero, di uno che è incontinente, mi ha detto che quella data non c'è problema, quando vuoi venire in Sicilia sappi che hai un weekend gratuito all'Oasi San Marco di Calatabbiano e noi ti accoglieremo a braccio aperto. Ovviamente saremo insieme, su questo non ci sono. Questa è una minaccia, però è una minaccia, vabbè, anche perché così magari non vogliono venire proprio per questo. Proprio può essere. Quindi Fulvio, facci sapere, poi magari se ci mandi il numero di telefono ci sentiamo, che sarebbe anche meglio, così definiamo alcuni dettagli, va bene. Comunque, è qui, è preparato là sopra. No, hai fatto qualcosa di male. No, stavo giocando con la gatta. Quindi, lascia stare la gatta. Io mi mangio un biscottino, parla tu. Con cuore? Niente, io stavo giocando con la mia gattina, perché la mia gattina è Monellina. E niente, va bene, amici, abbiamo detto tutto. Ah! Ecco, ha stuzzicato la gatta, ora la gatta gli mordi i piedi. La gatta che dorme. Giustamente. E quindi, niente, siccome ho i piedi scalzi, i piedi nudi, la mia gatta ama i piedi nudi. Okay. Non... Prima la stuzzica, la lasciamo. Ecco, va bene, okay. Ora ti sta bene. Ma mettiti le ciabatte. No, ragazzi, io, e poi fate l'hashtag sposa Lidia, ma come si fa? Cioè, ma vi rendete conto in che condizioni? No, non è possibile questa cosa. Va bene. Grazie ancora a Dottor Cadber, a Carbest, Reimo Italia e Italia Accessori Camping per il lavoro che stanno facendo nel nostro camper. E quindi niente, noi vi terremo aggiornati. Domani faremo una diretta da Dottor Cadber per fare vedere l'avanzamento lavori. Lei nel frattempo litiga con la gatta dopo che l'ha stuzzicata, e quindi gli sta bene. Speriamo che ti mangia tutti i piedi. Continua ancora a giocare. Noi chiudiamo questa diretta, perché tanto è inutile ormai. Vi rimandiamo a domani sera, a questo punto a domani nella mattinata vediamo di fare qualcosa dal nostro camper, dalla sede di Dottor Camper Gravina di Catania. Va bene, vi salutiamo. Scusate, grazie per amici, essere stati con noi. È stato un vero piacere. Una buona serata, a presto, ciao, buona strada. Strada, ciao, ciao mamma, ciao ciao. Que me